Il mio cane mi parla, lui capisce tutto quello che gli dico. Lo sento sempre, lo scrivono, ne parlano, fanno i video, lo vediamo in televisione quando c'hanno i chihuahuini e li portano alle trasmissioni. Ma la gente al cane che cos'è che veramente dice? E dice qualcosa di importante. Iniziamo subito a capire quando questi momenti di idillio ci sono. Generalmente siamo a casa sul divano, ci stiamo coccolando il nostro cane, siamo in un momento di relax perché è questo il momento in cui gli dedichiamo del tempo e ce lo ciccioliamo tutto e ce lo baciamo, ma come sei carino. E lui sembra capirci, è proprio appiccicoso, carino. Oppure andiamo in passeggiata, lo lasciamo libero, sentiamo sereni, è tutto molto bello, anche legato, però è tutto un senso di tranquillità. E si oppone, si contrappone anzi, a quel momento terribile in cui noi siamo fuori, magari con il nostro cane. Ovviamente non tutti hanno gli stessi problemi, però insomma parliamo in linea generale, guardiamo anche gli altri mentre passeggiamo, ce ne accorgeremo. E ci troviamo di fronte, ci troviamo a gestire un drago di Komodo, non è assolutamente il cane che ci capisce, noi gli parliamo e lui non ci ascolta. Eppure se lui capisce, perché non capisce le nostre parole? Ok, quindi il nostro cane tira, gli diciamo vai piano, non ci ascolta e si lancia contro l'altro cane, io lo chiamo e lui non si gira. Perché succede tutto questo? Succede perché il cane non ci ascolta nelle parole, o quantomeno le parole, il significato delle parole non hanno un senso, ma ha un grandissimo senso cosa noi stiamo dicendo con la tutto il nostro viso, ok? Tutto il nostro viso, tutto il nostro corpo comunica continuamente con il cane, anche se noi facciamo finta di essere felici, lui sa benissimo che lo stiamo cercando di abbindolare e non è vero, ok? Quindi quello che trasmette le nostre informazioni al cane è la nostra espressività. Ci sono moltissimi studi su questo. Ho pubblicato anche sulla pagina Dog Center del Lago un video dove ne parlano, dove hanno studiato dei cani a cui hanno insegnato a mettere la testa su un supporto e a guardare delle foto di umani e il cane guarda sempre il lato sinistro del nostro viso, che non è questo, ovviamente, ok? Cioè è sinistro, però voi lo vedete come destro, questo è il mio lato sinistro, mentre questo ovviamente è il lato destro. Lo vedete perché qui la scritta è al contrario, infatti il nostro specchio, le nostre foto riprendono sempre la nostra espressività al contrario, per quello non ci riconosciamo, noi stessi non riusciamo a riconoscerci nei video, nelle foto, perché sono invertiti. Però al di là di questo ci sono dei libri, io sto leggendo questo ed è molto interessante, Giorgio Vallortigara, La mente che scodinzola, ma comunque ce ne sono anche altri, di studi che dicono, ok, il cane guarda l'uomo, guarda il lato sinistro dell'uomo e nello specifico guarda di più il lato sinistro quando si tratta di un uomo, mentre coi cani non è così centrato sul lato sinistro che è il nostro lato emotivo, legato al nostro cervello destro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando siamo a casa, siamo sul divano, noi ci lasciamo andare a una serie di frasi che sono pregne di significato dal punto di vista dell'espressività del nostro viso. Quindi noi diciamo oh, quanto ti amo, quanto ti voglio bene, ci si dilatano le pupille, siamo innamorati, abbiamo un sacco di ormoni meravigliosi. Mentre nel momento in cui chiamiamo il nostro cane Pippo, che è lo stesso Pippo che è sul divano, ma è Pippo, e mentre è al guinzaglio è Pippo, ok? E meno ci risponde, più è urgente e violenta la nostra comunicazione verbale e visiva. Siamo arrabbiati, siamo frustrati. Pippo con la coda dell'occhio ci vede perché i cani hanno un'ottima visione periferica rispetto alla nostra, perché hanno gli occhi spostati un pochettino più in lato rispetto ai nostri, e cosa fa? Vede noi arrabbiati. Cosa può avere? Cioè, se io sono arrabbiato, mi giro e vedo un'altra persona arrabbiata, o cerco di evitarla, però se lei non è il mio problema, vuol dire che è una conferma per quello che è il mio problema, che probabilmente sarà il cane davanti. A questo punto metto una bellissima citazione che viene da un film meraviglioso che si chiama Lo straordinario viaggio di T.S. Piviet, un po' tipo Il mondo di Amélie, vi consiglio di vederlo, mi è piaciuto molto.
E c'è questo ragazzino che si chiama T.S. Pivet che dice: nel 1862 un francese di nome Guillaume Duchesne ha scoperto la differenza tra un sorriso falso e uno genuino. In un sorriso falso non si azionano solo i muscoli zigomatici, ma anche i muscoli attorno agli occhi. Si contraggono inconsapevolmente. Quella sera si muovevano solo i muscoli orbicolari e zigomatici. Nel video che vedete io parlo con un alano di 65 kg, mentre lui è là che annusa, ok? Non è che sempre tutte le volte che io lo chiamo mi risponda, perché poi ricordiamoci che quando un cane annusa sta prendendo informazioni, non è che abbia tutta sta voglia di stare ad ascoltare anche voi con le vostre necessità, lui sta adempiendo le sue necessità canine. Vieni di qua, dai, qui, vieni, bravo, bravo Gigetto, grazie! Super! Ok? Sì, ma cioè, non mi sta gestendo male. Cioè, noi siamo in me, più in qua, per favore. Lo so che ti piace di là. Vieni, se non posso andare là, c'è il ghiaccio. Ah, non c'è. Però vedete come io non sia quello che gli dico, ma il tono in cui lo dico. E cos'è che è importante? La cosa più importante di tutti è che quando io parlo con un cane e esprimo, non è importante parlare, esprimere la paura, ma vedere una situazione tipo: Nema, stai annusando? Ti piace quello che stai annusando? Quindi è una cosa dove voi proiettate un film di quello che effettivamente vi sta succedendo, ok? Non è applicabile immediatamente se non dopo un buon lavoro per un cane che è reattivo con gli altri cani, ma iniziate a farlo con le cose più semplici. E poi quando vedete che lui è là che annusa, quindi voi vi siete fatto avete fatto un quadro, quindi oggettivo, stai annusando, trovi interessante quello che vedi, ti va di venire con me. Okay. Nel modo in cui lo dite, sentite che la vostra voce sta proiettando un film dove voi avete un'aspettativa, ma è un'aspettativa positiva. Voi, se siete così gentili, può anche essere accolto questa cosa. Okay? E creare questo pensiero positivo, creare questa idea positiva, creare questo obiettivo positivo non può far altro che aiutarvi. Perché mi è successo proprio che una mia cliente avesse questa cagnolina che è molto testarda e dicesse: vedi, neanche lei mi ascolta, io la chiamo e allora la chiamava: Gina, vieni, Gina, dai, vieni. Ma lei lo sapeva già che mentre la chiamava Gina, sapeva già che Gina non l'avrebbe ascoltata. Quindi proiettate un film. Sei là, ti sei fermata, non vuoi venire avanti perché vuoi andare al campo da Martina, ma ti va se andiamo assieme. Non funzionerà sempre, non funzionerà immediatamente, ma vi tarerà a creare un'espressività e un pensiero, perché poi chi si frega di essere fintamente espressivi, se tanto il cane lo sa che state facendo finta, ma un pensiero dove voi avete un successo con il vostro cane. È una cosa meravigliosa.